Ciao a tutti, benvenuti nel mio nuovo canale. È sempre il sesto, sempre Naoki Goffi Production, però ho intenzione di cambiare contenuti o mollare definitivamente YouTube. Allora, quello che ho pensato di fare sono due cose: o mantenere contenuti sul Giappone o chiudere il canale, perché comunque non vale la pena mantenere questo canale pubblicando contenuti riguardo al mio viaggio. Le idee sono due: aprire un nuovo canale e chiudere questo, o aprire un nuovo canale e mantenere questo. Però è un lavoro molto duro, molto lungo, e con uno schedule come quello lavorativo che ho adesso non ce la posso fare. 45 ore mi ammazzano, soprattutto perché sto facendo il tailor, cioè sto tagliando mattonelle e portandole su. La sera arrivo a casa, sono morto, secco. Comunque, parlando di cose serie, cosa posso fare per migliorare questo canale? Attualmente non posso fare niente perché non ho molto tempo disponibile, però l'unica cosa che si può fare è portare contenuti che riguardano il Giappone e abbandonare momentaneamente i contenuti che riguardano il viaggio. Perché fare così? Perché secondo me è una scelta migliore, è una scelta che mi permetterebbe di riportare sul canale, di riprendermi quei 1800 iscritti che sono morti, o quei pochi 100 che ancora ci sono, ma lasciamo perdere. Ogni tanto ci sono, ogni tanto non ci sono, quindi è meglio che ritratto il Giappone su questo canale, perché comunque tutti si aspettano da un intro giapponese che parli di Giappone o d'Italia. Quindi le idee sono tante e oggi ve le vado a introdurre. Parlare di aziende giapponesi, della loro storia. Secondo me può essere una cosa interessante se qualcuno non conosce le aziende giapponesi e come sono nate. Parlare di come imparare il giapponese. Fare delle mini lezioni brevi, semplici, non complesse, e secondo me potrebbe funzionare. Però ce ne sono ormai troppe di cose che troppi canali fanno lezioni di giapponese. 3. Allora, questa è abbastanza complessa perché sarebbe quello di tornare in Giappone, fare video, però video che mi durino per un anno. Però come fai? Cioè, stando l'idea di viaggiare in Giappone c'è prossimamente, però è nel 2019 e ci starò 2 mesi e mezzo. Tra 2 mesi e mezzo fare video per un anno mi sembra veramente tosta. Sarebbero 4 video a settimana per 12 mesi, sono 4 per 2, 8, 48 video, cioè 48 argomenti, non sono facili da trattare. 4. È quella di fare cibi strani giapponesi, che ne so, pasta al natto, pasta al sushi, pasta al maguro, pasta al basta, pasta al, che ne so, pizza al sushi, pizza al natto. Potrei farlo, tanto a me il natto mi piace, quindi sai quante schifezze potrei fare. Però secondo me non vale molto la pena, però potrebbe essere interessante. Che dite? Non lo so. 5. Nel numero 5 non ho un'idea. Potrei parlarne delle mie esperienze personali, il bullismo in Giappone, tutti gli aspetti sociali che comunque da alcune persone sono già stati trattati, però magari non è stata trattata l'esperienza personale, quindi potrebbe essere interessante. E questo è la fine, cioè questo racchiude l'argomento Naoki Goffi Production Giappone. Quello che mi piace di più non è soffermarsi sul Giappone, mi piacerebbe andare più avanti, avanti, forward.
forward, looking ahead, guardare avanti. Quindi vorrei portare contenuti che riguardano il viaggio e tutti i vari aspetti, consigli, come preparare un ciclo viaggio, come preparare un viaggio backpacking, o come andare in Thailandia, o quanti giorni posso stare, tutte le varie problematiche, come ottenere i visti, come non ottenerli, come non farsi arrestare, come noleggiare un motorino. Cosa non fare? A chi stare attenti? Lo so che sono cose già trattate, però magari potrei aggiungerci del mio a fare la differenza. Quindi, Naoki Goffi Production, vivere e viaggiare. E questo potrebbe essere due idee. Ultima idea. Che non sono una cazzata, onesto, scusate la parola. È fare video sul come fare, come non fare. Quindi video che in teoria dovrebbero essere virali, ma non ne sono sicuro che diventino virali. Però la strategia ci sarebbe. La strategia sarebbe quella di praticamente guardare WikiHow, tutti quei consigli che loro danno e ributtarli su YouTube. Così sui risultati di ricerca di Google io appaio come video e loro appaiono come scritto. Secondo me è una cattiva idea, fatemelo sapere. Ultima. Meno interessante, non saprei dove pubblicare tutti questi video del viaggio, quindi io pensavo di aprire un nuovo canale per quello o spostarmi su Instagram TV. Avete capito bene? Instagram TV, se non sapete cosa è, ve lo faccio vedere. Allora, questo è Instagram, vedete? Questo è un amico, George Yamajima, molto bravo con le foto. E magari lo porta anche lui su questo canale. E questo è Instagram TV, vedete? Dove c'è questo ragazzo che balla. Ecco, mi piacerebbe portare i miei contenuti qua perché comunque sull'ultimo video che ho fatto su Instagram TV ho ottenuto più visite che su quello fatto su YouTube. Il che è assurdo, se ci pensate, perché la mole è diversa, la mole di lavoro, cioè anche il pubblico è diverso, però l'interazione, l'engagement è molto più alto su Instagram per me, non su YouTube. Su YouTube sono nessuno qui, almeno sono qualcuno. Vedete? Qualche numero. Almeno, anzi, dovrei usare uno specchio, doppio specchio, però per un'idea. Comunque sono vicino ai 5.000 iscritti, follower, e ho 950 visite, 54 visite negli ultimi giorni. È una cosa un po' più facile Instagram e ti crea meno stress e ti dà più collaborazioni, però ancora per me queste collaborazioni non sono iniziate. Quindi, ragazzi, scrivete un commento, commentate, date delle idee e se il video vi è piaciuto, lasciate mi piace, se volete, piace in su, thumbs up, otto che ci io, non mi ricordo come si dice, iscriviti al canale, e se volete iscrivetevi al canale che io magari ritorno sul Giappone, ritorno sugli argomenti del Giappone e mollo definitivamente gli argomenti viaggio. Mi dispiace per quelli che si interessavano al viaggio, però l'amore di lavoro su quelli che tratto il viaggio è veramente tanta, troppa. Quindi buona vita a tutti e forse ci vediamo su YouTube. Alla prossima. Ciao.